Sponsored by Centro Commerciale Le Piazze. Dal 1993, il primo centro commerciale di Lecco. Centrolepiazze.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. Caponerolivio.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti. L'esperienza che fa la differenza. Fratellicalegari.it. Made in Move. Fisioterapia e preparazione sport specifica. Madeinmove.it. Officine Santa Fede, Flanges Made in Italy, officinesantafede.com. Pronta un altro, Nava cerca di chiudere, Molleri va sul fondo, la mette dentro, Segato la girata e quasi beffa con un pallonetto un po' fortuito Zambataro. Lisai, vediamo se c'è l'1-2, Lisai va direttamente alla cross, ci sono due avversari a saltare, Lisai va, la mette dentro, fall, l'anticipo e poi Danna anticipato d'un soffio. Brogini, circondato da due giocatori, se la cava bene Lazzaro, centralmente per Stronati, attenzione, a sinistra c'è Chessa, Stronati lo serve, l'aggancio di Chessa che entra in area, si gira ancora per Brogini, la conclusione, la palla che non va lontano, lo scambio con Puzzolo, il cross all'interno dell'area, attenzione perché arriva la conclusione, che finisce fuori di poco sul secondo palo. Falla, cerca di difendere il pallone, poi però se lo perde un pochino, riesce comunque ad aprire sulla destra per Corna. Il cross dentro, l'arpiona Danna ma non riesce a giocarla, poi va a terra, si lamenta Simone Danna, voleva una trattenuta, non c'è stata però successivamente falla, ma era finito poi in spalletta alla giocata avversaria, dentro il pallone per Danna, Danna con il sinistro, la parata in distensione di Zambataro che mette in corner, splendido pallone per l'inserimento centrale di Danna che ha calciato forse anche non in perfette condizioni di equilibrio con il piattone sinistro, è riuscito a calciare non con forza e si è Magonare, esce bene l'Ecco, il pallone ancora per Fall anticipato, però c'è Danna centralmente, c'è il break dell'Ecco, Danna dentro il pallone in profondità per Matt Fall, Fall anticipato e poi ancora Fall che realizza il gol del vantaggio dell'Ecco sulla papera di Zambataro e Gatelli. Fall si è girato e da uomo d'area di rigore va a realizzare il vantaggio dell'Ecco e qui andiamo a scomodare gli almanacchi perché Ahmed Fall segna un gol in blu celeste dopo quasi 7 anni, 27 maggio 2012, un gol amarissimo nel playout con il Mantova, ma ritrova la rete in blu celeste Ahmed Fall, 1-0 l'Ecco al 32esimo. E l'arbitro lascia proseguire mentre batteva la rimessa laterale, Chessa voleva velocizzare le operazioni, spallata insomma piuttosto vigorosa a Segato che, attenzione a conclusione di Lazzaro, Safarikas non la trattiene e mette fuori, allontana, la fa sua anticipando a Matt Fall, soluzione comunque interessante, qui Magonara riesce ad arpionare il pallone sulla tre quarti sfruttando anche un po' il vento, la mette dentro per Fall di testa e fa il 2-0 a Matt Fall, la sua doppietta personale al minuto 43, il Lecco raddoppia e in un minuto spesso letale, 43esimo, 44esimo alla vigilia della fine del primo tempo, il Lecco raddoppia 2-0, ma che bravo Magonara a recuperare un pallone, una seconda palla sulla tre quarti, sfruttando un pochino anche il vento che l'ha rallentata e poi subito la palla dentro con i giri giusti per Ahmed Fall che di testa l'ha schiacciata in rete da 6 metri circa dalla porta di Zambataro e ha segnato il 2-0 e la doppietta personale. Dall'altra parte intanto Chessa si sovrappone a questa pace, pallone per lui. Dentro il pallone di ritorno per Chessa, attenzione Chessa va via, la mette dentro ma c'è l'anticipo ottimo da parte di Safarikas. Un 3 contro 3 davanti, Danna lo sfida Nava, Danna rallenta, prova a puntarlo, dall'altra parte c'è Molleri, Danna lo vede e lo serve splendidamente, Molleri in area di rigore, dentro il pallone, la parata di Frattini, splendida sull'inserimento di Lisai che era andato con il destro a calciare sotto la traversa, il tuffo di Frattini e palla in calcio d'angolo. Con i pugni Frattini allontana Lisai, arpiona la finta, Lisai in area di rigore cerca di puntare il fondo, finisce a terra, arriva il giallo per simulazione nei confronti di Giancarlo Lisai, primo ammonito nelle file dell'Ecco. Quasi fuori ma giocato ancora da Danna, dentro per Fall che va sull'audi sinistra, Fall cerca di calciare direttamente in porta, il pallone che non è uscito di molto, però Lisai sfida uno contro uno centralmente, ottimo il pallone per la conclusione di Segato, la respinta di Frattini con i pugni in corner,
dai 23 metri circa la conclusione con il destro di Segato, ben imbeccato da Pedrocchi. Napoli si gira, prova a splendere il pallone in profondità per Falla, attenzione Falla entra in area, dentro il pallone, qui troppa generosità di Falla, attenzione perché arriva la conclusione, incredibile la conclusione di Napoli deviata da Danna che evita il 3-0. Botturi salta, Dragoni che arrivava in pressione, allarga il gioco a sinistra, sempre per Mario Chessa, 1-2 con Corna, Chessa cerca di saltarlo e di sterzare al centro, la finta Chessa, attenzione, è bello il tiro di Chessa e la parata pronta di Safaricas. Insomma Chessa qui ancora una volta una bella giocata, un'azione personale, allarga per Corna a destra a campo il numero 17 dell'Ecco che può accentrarsi, lo scarico all'indietro per Nicola Segato che cerca addirittura il tiro e deve distendersi e mettere in calcio d'angolo con i guantoni Frattini. Il Segato dal nulla, senza ritmo, scagliato un destro. Sponsored by Centro Commerciale Le Piazze, dal 1993 il primo centro commerciale di Lecco, centrolepiazze.it. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Fratelli Calegari Pavimenti e Rivestimenti, l'esperienza che fa la differenza, fratellicalegari.it. Made in Move, fisioterapia e preparazione sport specifica, madeinmove.it. Officine Santa Fede, Flanges Made in Italy, officinesantafede.com.